presentato oggi al MIC Faenza si sposa, un weekend, quello del 9 e 10 febbraio, dedicato ai futuri sposi per organizzare al meglio e per tempo il giorno del fatidico sì. Questo weekend al MIC Faenza si sposa, che cos'è? Dunque, Faenza si sposa è una rassegna dedicata alle future coppie di sposi. L'evento non è nuovo, insomma è la quarta edizione, la grande novità invece è la location, la scelta del MIC, quindi di ospitare questo evento all'interno del Museo Internazionale delle Ceramiche. E quindi avremo per la prima volta un percorso espositivo tra le opere d'arte del museo, quindi con un allestimento direi molto scenografico e molto, molto affascinante, che sarà appunto curato da Marina Monti. 2 giorni, ovviamente con una parte più tradizionale espositiva da parte degli espositori e tutta una serie invece di eventi speciali, un pochino più dinamici e accattivanti, che vogliono mettere in relazione gli operatori con le coppie di sposi che verranno, per esempio il momento delle torte, nel buffet di Wedding Cake, sia sabato che domenica a cura della pasticceria Fiorentini. I momenti moda, sia come quadri statici, sia come momenti invece di sfilata, la presentazione dei viaggi, sia il sabato sera che la domenica pomeriggio. Tra parentesi, c'è anche un bel premio per una coppia di sposi, 2 biglietti aerei per la Malesia, insomma, che verranno dati domenica pomeriggio. E la cena, la cosa nuova, la grande novità è anche questa cena di gala, il sabato sera, riservata alle coppie di futuri sposi, solo su prenotazione. E qui avremo 3 catering che proporranno ognuno una portata a creare, insomma, un speciale menu di degustazione. Un percorso meraviglioso all'interno del MIC. Quali saranno le particolarità di questa scenografia? Ma prima di tutto il MIC proprio come posizione di sale già è molto movimentato di per sé. E, diciamo che anche la mostra delle varie ceramiche, delle varie tipologie di ceramiche aiutano degli sfondi che sono molto molto belli, scenografici e importanti. Le nostre future spose e i nostri abiti da sposa che verranno esposti davanti a queste bellissime opere d'arte ovviamente non possono che trarne dei vantaggi. Il percorso è molto lungo, si snoda lungo corridoi, bellissimi tutti, e si arriva di sotto in una grande sala, dove diciamo ci sarà un pochino il fulcro delle attività che Alessandra fino adesso ha enumerato. Diciamo che la scenografia di ognuno, di ogni stand, viene curata con diciamo dei colori che possono essere ben abbinati a tutto quanto. Ci auguriamo che sia una manifestazione diversa, perché questo è lo spirito. Proprio venendo qui noi abbiamo cercato di fare una cosa diversa e che possa veramente interessare questi futuri sposi che molte volte, ahimè, non trovano quello che cercano. Speriamo che questa volta lo trovino. Quindi, sabato e domenica, da che ora a che ora? Dunque, la parte, diciamo così, espositiva dalle 10 alle 19. Il sabato sera dalle 19 in avanti invece ci sarà il momento della cena con la degustazione del menù di nozze. Però. Francesca Diletta per Faenza Web TV.